10-1. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vediamo, c'è qualcuno? Non so se qua si riesce a vedere. Pronto? Ah, qualcuno si è collegato. Ciao, buongiorno. Abbiamo avuto un problema tecnico. Oggi siamo solo su Facebook. Scusateci, ma a quanto pare io che mi dimentico sempre di fare gli aggiornamenti, succede questo. A quanto pare la telecamera del mio PC non si attiva perché devo fare l'aggiornamento e quindi non mi permette di fare la diretta. Quindi ho avvisato gli amici di Instagram, spero che riescano in qualche modo a collegarsi qui su Facebook e cominciamo fra pochissimo, ok? Fra un attimino cominciamo, anche perché così vi spiego perché sono vestita così oggi. Mi dispiace, doveva andare in un altro modo, doveva cominciare la puntata in un altro modo, ma col problema tecnico che si è verificato ho dovuto cominciare salutandovi così e avvisandovi che siamo solo su Facebook. Se conoscete qualcuno che sapete che di solito ci guarda con Instagram, per favore avvisatelo voi e ditegli che noi siamo su Facebook. Aspettiamo qualche secondo e poi cominciamo. Nel frattempo vi spiego perché mi vedete vestita così. Perché fra pochissimo comincerà la nuova settimana di Rimani in casa e divertiti, con una settimana specialissima dedicata alla storia. Se la settimana scorsa abbiamo fatto principalmente scienze e abbiamo dedicato la settimana a fare esperimenti di chimica, esperimenti scientifici di vario tipo, abbiamo parlato della scienza, questa settimana invece parleremo di storia e nello specifico di personaggi storici. Ogni giorno verranno a trovarci degli amici storici, ok? Dei personaggi che hanno fatto grande la storia, ok? Uomini, donne del passato che verranno qui a raccontarvi la loro vita, le loro avventure e, perché no, anche le persone magari che hanno incontrato. Saranno personaggi diversi, ok? Tanto diversi tra di loro. E forse siamo riusciti a convincere anche papà Matteo. Oggi no, perché ha altro da fare. Ma domani, molto probabilmente, anche papà Matteo sarà con noi a fare una puntata di questa rubrica. Chicco, come l'abbiamo chiamata? A spasso nel tempo? Sì. Con libri in crescita. Ci siete? Che ore sono, Chicco? Che qua io non riesco a vedere con la diretta, non riesco a vedere che ore sono. Le 10 e 6. Le 10 e 6 minuti. Diamo un po' di tempo ancora a qualcuno. Ah, ma voi vi chiederete perché sono da sola. Manca un elemento importante di di libri in crescita. Rimani a casa e divertiti, vero? Allora, vediamo. Chi manca? Manca Chicco, ma perché Chicco non vuole farsi vedere? Chicco sta entrando nel suo personaggio. Sta entrando nel suo personaggio per raccontarvi qualcosa di speciale. Siete pronti? Ci siete?
Sono arrivati tutti, scusate ancora per il disagio. Ogni giorno ne capita una con questa tecnologia. Ieri è partita la diretta sul mio profilo privato e quindi alla fine non l'ho condivisa. Stamattina non parte proprio, santo cielo. Questa, la tecnologia aiuta ma dall'altra parte stressa un poco. Comunque, ci siamo, sono arrivate altre persone. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Oggi parleremo di storia. Chicco, dai, cominciamo allora. Oggi ci sono un po' di persone, non cadere, scusate, stavo cadendo, e cominciamo. Quindi, benvenuti a Spasso nel Tempo con Libri in Crescita. Buongiorno, messeri, buongiorno a tutti. Io sono la regina Anna Bolena. Chi sono? Chi è Anna Bolena? Non sapete chi è Anna Bolena? Anna Bolena, ovvero io, sono la seconda moglie di re Enrico VIII, il grande Enrico VIII, il re dei re. Infatti, gli abbiamo dedicato una canzone. Sono Enrico VIII il re, Enrico VIII il re dei re. Sì, però tutti parlano di Enrico VIII. Solo perché ha avuto 6 mogli. Sì, 6 mogli. Io sono stata una di queste mogli. Posso dire di essere stata la più importante. In fin dei conti ha lasciato la sua prima moglie per me. La sua prima moglie si chiamava Caterina d'Aragona, una spagnola. E ha lasciato lei per me. Tutto è cominciato con me. Se non ci fossi stata io, probabilmente non avrebbe neanche sposato le altre. Ma ci sono stata io. Io sono la sua seconda moglie, quella che lui riteneva la più felice. Però, perché c'è un però, a un certo punto lui si è stufato di me. E allora, cosa ha fatto? Mica ha chiesto il divorzio. Eh no, il divorzio l'ha chiesto a Caterina d'Aragona. No, io ero troppo fastidiosa, io ero troppo intelligente per lui. E quindi no, niente divorzio per me. Mi ha fatto uccidere. Oh, povera me. Ma questa è una storia che non voglio ricordare. Io voglio ricordare tutto quello che sono stata e ve lo racconterò. Ma fra poco, perché, attenzione, chi sta arrivando qua? Chi arriva? Ave! Oh, ave a te, messere! Chi sei? Sono... Allora, indovina. Indovina chi sono. Indovinatelo anche voi, vi dà degli indizi. Vediamo. Da giovane ho studiato per parlare bene alla gente e conoscere le leggi e combattere. Sono stato famoso perché ero un generale e un console romano. Ce l'hai qua, amore, non ti inciare. Facciamo un applauso virtuale a Chicco che è bravissimo. Bravo, Chicco! Famose sono le mie battaglie contro i Galli, come Asterix e Obelix. Mm-hmm. E tutto il mondo sa che ho amato la regina d'Egitto Cleopatra. Bravissimo! Allora, anche tu sei stato come il mio Enrico VIII e hai amato una donna follemente. E sono morto alle idi di marzo del 44 a.C. Oh, alle idi di marzo! Oh, qualcuno ha risposto, ti ha riconosciuto, oh grande Cesare! Ti ha riconosciuto! Sì, è Giulio Cesare! Bravissimo che hai indovinato! Ma lui ha detto che è morto alle idi di marzo del 44 avanti Cristo, giusto? Sì. Hai detto così. Ma Messer Cesare, cosa vuol dire le idi di marzo? Le idi di marzo? Non lo so, cioè, è una pronuncia di Roma.
Non sai cosa sono le Idi di marzo? Beh, è solo una pronuncia di Roma. No, non è una pronuncia di Roma. I giorni nell'antica Roma venivano chiamati in modo diverso rispetto a noi. Le Idi di marzo voleva dire il 15 marzo. Questo vuol dire che Cesare è morto il 15 marzo. Aspettate, ma il 15 marzo era ieri. Quindi Cesare è il tuo anniversario. Non lo sono ricordato. Ah, santo cielo. Beh, ricordarsi il giorno di nascita e quindi festeggiare il compleanno è una cosa bella da ricordare. Forse ricordarsi quando sei stato ucciso non è poi così bello, giusto? Sì, è stato terribile. È stato terribile? Davvero? Perché? Cosa è successo? Come ti hanno ucciso? A coltellate mi hanno ucciso. Oh, santo cielo, povero! Beh, anch'io non è che sia morta molto bene, sai? A me hanno tagliato la testa. Ma con cosa? Con la spada? Con una spada, sì, perché Enrico VIII mi amava così tanto che invece che far usare l'ascia, che era un po' rude e un po' così... pesante. No, diciamo che non era così nobile farsi tagliare la testa con l'ascia, quindi Enrico VIII alla fine è stato benevolo, è stato proprio un buon marito, perché invece che l'ascia ha fatto usare la spada. Però se usi anche l'ascia muori lo stesso, eh. Sì, si muore lo stesso, ma a quanto pare si muore meglio, non lo so. Non me ne sono accorta più di tanto. Comunque, caro Cesare, avresti voglia di raccontarci qualcosa? Perché sai, io so che in questa rubrica di Rimani a casa e divertiti hanno questa usanza di... cinque curiosità. Sì, so di raccontare cinque curiosità. Di noi. Che ne dici? Hai voglia di dirci cinque curiosità su di te? Perché no? Intanto spostiamoci, perché dicono che qui, in questo programma, le cinque curiosità hanno bisogno di una lavagna. Intanto facciamo vedere, prima di avere le cinque curiosità. Ci siete? Ci siete tutti? Racconta allora. Allora, no, la aspetta, facciamo per... Sapete chi è Giulio Cesare adesso? Questo è Chicco vestito da Giulio Cesare. Sì. Ma facciamo vedere come è conosciuto nella storia Giulio Cesare, vero? Eccolo qua. Questa è la rappresentazione di Giulio Cesare. Vedete? Ha una corona sulla testa. Ed è una corona d'alloro che era simbolo dell'imperatore. Ma Giulio Cesare, sono dei falsi storici, perché Giulio Cesare stava lavorando per poter comandare tutta Roma da solo, ma in realtà non è mai riuscito a diventare imperatore. Il suo successore, Ottaviano, o meglio conosciuto come Cesare Augusto, ecco, lui diventerà imperatore, ma Giulio Cesare non ce la fa perché lo uccidono prima. Roma non era ancora pronta a rinunciare alla Repubblica e quindi l'hanno ucciso proprio per la sua idea di voler diventare imperatore. Quindi lui non ce la fa. Questa corona è solo un simbolo che gli viene dato successivamente. Ma non è morto da vecchio? Beh, non era vecchissimo, ma non era neanche giovane. Quella era l'immagine, ma sapete che ci sono degli studiosi che attraverso le statue, attraverso fonti storiche, hanno ricostruito digitalmente il viso di Giulio Cesare. Questo è quello che si ritiene più plausibile come viso di Giulio Cesare. Ok? Vedete? Un po' diverso rispetto all'immagine che abbiamo avuto prima. Era un po' più vecchio, vedete? Aveva pochi capelli sulla testa. È vecchio. E insomma, non è proprio come appare nelle
Diciamo che loro non avevano Photoshop, però pagavano bene gli artisti per fare in modo che lo venisse rappresentato meglio, ok? Ritocchini si facevano anche nella storia, guardate un po' qua, non è proprio uguale alle immagini che sì, hanno ricreato. Quelli di prima erano brutti. Non è che erano brutti, era una persona normale, però quando dovevi farti vedere al popolo sicuramente è meglio farsi vedere. Anche adesso lo fanno, vero? Quando guardiamo su internet le modelle non si fanno vedere con i difetti, si fanno vedere tutte belle, ok? Allora, hai detto che tu hai amato, vero Cesare? Tu hai amato follemente la regina d'Egitto Cleopatra. Infatti, su questa storia d'amore ci hanno, tanti artisti hanno fatto, vedete, delle opere d'arte. Questa è una dove si vede Cleopatra con Giulio Cesare, vedete, vivono insieme perché per tanto tempo hanno vissuto insieme in Egitto da Cleopatra. E questa storia era così famosa, caro Giulio Cesare, che quando tu sei morto, anni e anni e anni dopo, Cleopatra ha avuto un altro marito. Sì, ha avuto un altro marito, il tuo amico Marcantonio, perché lui è andato a consolarla. Pensa e alla che lo fine... vuoi uccidere. Lo vuoi uccidere, no. Ma la storia di Giulio Cesare era così famosa che ne hanno fatto addirittura un film, e famosissimo è il film con Liz Taylor, guardate che bella che era. Ecco, questa è Liz Taylor che interpreta Cleopatra e qua c'è Giulio Cesare, ok? Richard Burton, un attore di tanto tempo fa che era bellissimo. Pensate che hanno interpretato così bene il ruolo di Cleopatra e Giulio Cesare che alla fine si sono innamorati anche loro due, pensate. Ma poi, famosissimo per voi bambini, è il Giulio Cesare vero di Asterix e Obelix. Ne avete mai viste le avete mai viste le storie di Asterix e Obelix? Ci sono personaggi come Giulio Cesare e Cleopatra, vedete? Questi sono i personaggi nel cartone animato o nel fumetto, se leggete i fumetti, sono molto belli, ce ne sono tantissimi. Su Asterix, di Asterix e Obelix ci sono anche Giulio Cesare e Cleopatra. Giulio Cesare c'è perché? Perché come ci ha raccontato prima lui, sì, vero? Ha combattuto tanto contro i Galli perché Roma voleva prendere il territorio della Gallia che era Francia. Esatto, la vecchia Francia. Ok, Giulio Cesare ha combattuto lì, per questo nelle storie di Asterix e Obelix compare molto spesso anche Giulio Cesare. Passiamo adesso alle film. Sì, passiamo adesso alle curiosità. Giulio Cesare ci racconta le sue curiosità. Allora, la prima puoi curiosità... tenere il foglio, Giulio Cesare. Tieni. Allora, io alcune volte svenivo spesso. O alcune volte o spesso. Svenivi spesso. Sì, ecco. Dai, svenivi spesso. Anche in battaglia, vero? Sì. E perché? No. Perché? Di recente analisti e medici hanno avanzato l'ipotesi che si trattasse di leggeri ictus dovuti a problemi circolatori che potrebbero aver provocato microlesioni al cervello. Cosa questa che spiegherebbe anche i comportamenti non troppo equilibrati che il dittatore andava assumendo negli ultimi tempi di vita. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che aveva un problema circolatorio, quindi vuol dire del sangue che va in giro per il suo corpo, ok? Aveva un problema e quindi ogni tanto il sangue non arrivava al cervello e questo lo faceva svenire. Questi piccoli ictus poi gli hanno, sembra, creato anche questo caratteraccio che ogni tanto aveva, ok? Quindi poverino, aveva questi problemi, sveniva in battaglia, vi rendete conto che durante una battaglia faceva... E pensavo che fosse... Ed è un generale, doveva guidare le truppe. Cosa succede se un generale sviene?
Lo portavano subito nella tenda, cercavano di rianimarlo e poi lui, che era molto forte, saliva subito di nuovo a cavallo e tornava a combattere. Però, poverino, non deve essere stato bello durante una battaglia svenire. È anche fortunato che non l'hanno ucciso in battaglia. Vai con la seconda curiosità. Oh, è svenuto. Giulio Cesare è svenuto. Oh, ecco. È successo di nuovo. Cesare, ne leggo io la seconda curiosità? Silenzio. Leggo io la seconda curiosità. La seconda curiosità su Giulio Cesare era che era talmente appassionato di scienza, ingegneria, urbanistica, che addirittura progettò di deviare, vuol dire cambiare senso, al fiume Tevere. Cos'è il Tevere? Il Tevere è il fiume più importante di Roma. Pensate che lui voleva cambiare la direzione del fiume. Questo perché si era reso conto che spesso il campo di Marte, il campo Marzio, che è un posto molto grande e importante a Roma, si allagava spesso per colpa delle alluvioni del fiume Tevere. E quindi, visto che Cesare non voleva più che il campo si inondasse, allora ha pensato: facciamo così, deviamo il corso. Ma non si poteva, ovviamente, non si poteva fare. E quindi l'hanno bloccato, però questo pensiero lui l'ha avuto. Cesare, ti sei ripreso nel frattempo? Sì. Oh, è tornato, vedete? L'hanno rianimato. Dove siamo? Siamo alla terza. Terza curiosità. Detesto i peli superflui che... Detesti i peli superflui. Che non gli piacevano i peli. Che elimino depilandomi. Ah, ti depili, Cesare? Ma ci si depilava anche nell'antica Roma? E cosa c'è? Vuoi essere bello? Vuoi essere bello? Eh già, pensate che usavano uno strumento i romani per depilarsi finché erano all'interno delle terme, dopo essere stati nell'acqua calda, usavano uno strumento molto simile a quello che si usa per asciugare o pettinare i cavalli. È un ferro che si tiene ai due lati, lo si piega un pochino. Quello che usiamo da Willy per asciugarlo, no? È un ferro sottile che tiene tenuto ai due lati così e poi si passa sul corpo in questo modo. Così con la pelle bagnata, i pori dei peli sono belli dilatati, passando questo ferro i peli se ne vanno, ok? E così Cesare si depilava giorni perché a lui non piacevano proprio i peli. E questo lo scrittore storico Svetonio lo considerava che cosa? Diceva che tu eri vanitoso. Ma non è vero. Così, sai, Svetonio secondo me non è che era molto simpatico nei confronti di Cesare. Diceva che era Ci siete, ragazzi? Scusate. La quarta curiosità, Cesare, è che mi sono difeso con uno stilus. Con uno stilus? Ah, raccontaci. Quando i congiurati lo assassinarono, Cesare, come tutti i romani istruiti, portava sempre con sé una tavola cerata ed uno stilus per poter prendere appunti durante le riunioni. Ah, avete capito? Cesare aveva anche lui un quaderno di appunti, come un taccuino, come un quaderno che usate anche voi a scuola quando dovete prendere appunti, che la maestra vi dice le cose da fare, va vero? Mm-hmm. O da studiare.
aveva questa tabula e uno stilus. Ma che cos'è una tabula? Una tabula è un pezzo di legno rettangolare, fate finta che sia grande circa come un foglio, solo che invece che essere di carta è di legno, ok? È una tabula di legno e sopra questo legno avevano uno strato di cera, come quella delle candele. E poi avevano uno stilus, che era un legnetto con appuntito che ovviamente sulla cera andava a fare delle incisioni, e così loro non avevano carta e penna, prendevano appunti in questo modo. Quando poi avevano finito e dovevano riutilizzarla, prendevano un raschietto e cancellavano tutto, lisciando di nuovo tutta la cera, e quindi era come avere un foglio nuovo il giorno dopo. Avete capito? Quindi, però si è difeso con lo stilus, perché lui ce l'aveva. Lui, quando è stato ucciso, stava andando a una riunione, ok? Stava andando ad una riunione e quindi aveva la sua tavola, il suo stilus, attaccato per ucciderlo a coltellate. Lui ci ha provato, non aveva nient'altro, aveva solo lo stilus, e infatti dicono che abbia colpito al braccio proprio Bruto, quello che doveva essere un suo figlio. Non è proprio suo figlio, un suo amico che lui considerava come un figlio, capito? Quindi quando lui l'ha attaccato con lo stilus, questo legnetto appuntito che gli serviva per prendere appunti, ha, l'ha colpito al braccio, però non è servito, perché vero, alla fine forse doveva prendere un coltello, non ce l'aveva. Lui stava andando ad una riunione, non è che se vai a una riunione ti porti dietro la spada. Cesare, perché... Cesare qua durante le battaglie si poi vestiva così come te, ma quando andava alle riunioni aveva solo la toga e basta. E allora perché io avevo un coltello? Perché l'avevano nascosto sotto la toga. Quinta curiosità su Cesare, forza. Io non dissi tu cuoque brute figli mi. Anche tu, no, anche tu bruto figlio mio, è una frase famosissima che si attribuisce a Cesare, ma non l'hai detta Cesare? Non l'hai detta? Sì che l'ho detta. Ah, non l'ho detta. Non l'hai detta? No, non l'hai detta. Dici, dai, raccontaci. Svetonio, ancora questo Svetonio. Sempre Svetonio. Scrive che emise solo un gemito alla prima coltellata e non disse alcuna parola. La famosa frase sembra sia stata inventata per pubblicità, per la missione di vendetta che Marco Antonio e Ottaviano progettarono in seguito. Avete capito? In realtà sembra che non abbia detto questa famosa frase, nel frattempo è svenuto di nuovo. Non ha detto questa famosissima frase. Svetonio, che è uno storico dell'epoca, scrive che quando l'hanno accoltellato ha fatto solo un gemito di dolore e dopo non ha più detto niente. Ma allora, come mai ovunque quando si parla della morte di Giulio Cesare viene sempre questa frase: tu cuoque brute figli mii? Perché? Perché è stata una cosa che si sono inventati i suoi due amici, il suo migliore amico Marcantonio e Ottaviano, che era il suo figlio adottivo, ok? Se lo sono inventati loro come propaganda. Cos'è la propaganda? Pubblicità. Dovevano andare in giro per tutto l'impero romano a cercare persone che vendicassero insieme a loro due la morte di Cesare, ok? Dovevano trovare il modo per convincere la gente, e quindi se dicevano l'hanno accoltellato, ha fatto ed è morto, non faceva così effetto, ok? Nella pubblicità ci vuole qualcosa che faccia effetto e che dica: oh poverino, sì, vengo con te a combattere. E quindi si sono inventati la frase che proprio mentre moriva diceva: oh, anche tu, Bruto, tra parentesi, amico mio, sei qui ad uccidermi, anche tu, Bruto, figlio mio. Diciamo che fa più effetto di un e svenimento, che poi è normale, quando uno ti uccide non è che puoi pensare ad una frase da dire, da lasciare ai postumi. Quindi lui ha fatto quello che farebbero tutti, ha preso il colpo, è caduto ed è morto, e invece loro
Hanno detto no, Giulio Cesare era una persona così coraggiosa che anche mentre moriva è riuscito ad accusare, questo è importante, accusare proprio Bruto. E infatti poi comincia una grandissima battaglia di Marcantonio ed Ottaviano per vendicare Cesare, e infatti alla fine di tutta questa grande battaglia proprio Ottaviano diventerà Cesare Augusto, il primo imperatore romano. Ecco qua la parte di Cesare. Cesare, tu continui a svenire? Oh, continua, è lì. A quanto pare questo colpo è stato più forte. Ma ora torna Anna Bolena. Eccomi qua, sono tornata a raccontare la mia storia, perché dopo Giulio Cesare qualcuno vuole farmi qualche domanda su Anna Bolena? Eh? A nessuno interessa Anna Bolena? Nessuno? Nessuno? Ma in fin dei conti sono stata una grandissima regina per soli 3 anni, ma non mi hanno dato mica altro spunto, non mi hanno dato tempo di poter essere regina di più. Beh, avrò fatto solo 3 anni di regno, ma ho lasciato una grandissima eredità. Perché? Perché mia figlia è Elisabetta I. Elisabetta I è stata la regina più amata di tutta l'Inghilterra. Ha regnato per tanto tempo e ha fatto diventare grande questa nazione. Ed è mia figlia, eh? Quindi forse io come regina non ho fatto molto. Però mia figlia ha fatto tantissimo. Quindi alla fine è un po' come se l'avessi fatto anche io. Giusto, Cesare? Giusto. Ma andiamo un po' a vedere chi è questa Anna Bolena. Lo volete sapere chi è Anna Bolena? Nessuno. Vi racconto una storia. La storia di Anna Bolena. C'era una volta una bambina di nome Anna Bolena. Viveva con la sua famiglia nel castello di Iver, poco lontano da Londra. Anna Bolena aveva 2 fratelli, Maria e Giorgio. Il suo papà voleva che lei fosse educata come un maschio e che potesse utilizzare la sua grande intelligenza. E così le fece studiare tanto matematica, le lingue, filosofia e anche a danzare e a suonare e cantare. Un giorno la regina di Francia aveva bisogno di una nuova damigella e così il suo papà la mandò in Francia, dove imparò benissimo il francese e l'arte del bello, che in Francia si usava molto. Poi ritornò perché suo padre le disse: torna a casa, anche qui in Inghilterra c'è bisogno di una dama per la regina. E così andò a servire la regina Caterina d'Aragona. Mentre serviva la regina, il re si innamorò perdutamente di lei. E così, dopo tanti, tanti anni in cui non potevano stare insieme, finalmente si sposarono in segreto. Solo loro 2, e lei divenne finalmente regina d'Inghilterra. Poco dopo nacque la loro prima bambina, di nome Elisabetta. Ma il re aveva bisogno di un figlio maschio. Aveva bisogno di un figlio maschio che potesse diventare re dopo di lui e portasse avanti il grande nome della casata dei Tudor. E questo Anna non riusciva a farlo, non riusciva a dargli un figlio maschio. Gli aveva dato solo una figlia femmina. Che quella è e così, Elisabetta. E così Enrico dopo un po' si stufò di lei, perché nel frattempo si era innamorato di un'altra dama, Jane Seymour. E cosa fece? Non la fece
allontanare come aveva fatto con Caterina, la prima moglie. No, si fece consigliare dai suoi amici, che non erano molto in simpatia con Anna Bolena, e quindi si inventarono delle accuse per potersi liberare di lei. Dissero che era una strega, dissero che aveva tradito il re, e tutte queste erano colpe grandissime che venivano concluse con la pena di morte. La povera Anna provò a difendersi, ma capì anche subito che non avrebbe potuto niente contro la grande forza del re, e così non fece altro che rassegnarsi, andare nella torre di Londra, rimanere prigioniera lì, e al momento dell'esecuzione riuscì ancora a pregare per il re e per un grande regno potente per lui. Dopodiché morì. Anna Bolena muore il 19 maggio 1536 all'alba. E come? Oggi abbiamo già detto. Ma vivrà per sempre nei ricordi, perché attraverso sua figlia è riuscita a rendere l'Inghilterra una grande potenza mondiale. Specialmente Roma. Ecco qua, questa era la storia di Anna Bolena. Specialmente Roma. Vi è piaciuta? La conoscevate già? No, credo di no, tranne una bambina. Una bimba penso che la sappia già la storia di Anna Bolena, vero? Lo sappiamo, è una nostra amica. Una nostra piccola amica. È appassionata di Anna Bolena come me, vero? Sì. Ciao Ines, ciao amore della zia. Ciao tesoro. Ti è piaciuta? Sei contenta che la zia ha fatto Anna Bolena oggi come prima puntata della storia? Vediamo se rispondi. Adesso? Anche Anna Bolena vi ha portato 5 curiosità su di lei, ok? La prima curiosità su Anna Bolena è che dicevano tutti che aveva i segni del diavolo. Cosa sono i segni? Intanto questa è Anna Bolena. I segni del diavolo. Si vede. Eccola qua. Questa è Anna Bolena. Vedete che abbiamo la stessa collana? E dov'è il segno del diavolo? I segni del diavolo erano un neo che aveva sul viso, qua dietro, ok? E sembrerebbe che per un difetto di nascita avesse ad una mano un sesto dito. Quindi vuol dire che invece che averne 5 di dita, ne aveva uno piccolino. Ma in realtà era una deformazione ossea, si dice. Ovvero aveva un piccolo osso che gli spuntava qua. Ok? E questo, per la gente dell'epoca, erano tutti segni che lei era una strega. I difetti fisici ai tempi di Anna Bolena venivano tutti considerati come segni del diavolo, ovvero segni che il diavolo lasciava sulle persone per dire quella persona è una strega. Quindi tutti questi difetti che aveva lei sono stati ovviamente usati contro di lei durante il processo per tradimento e stregoneria che aveva fatto allestire re Enrico VIII. Quando lei si è innamorata di Enrico VIII, ovviamente tutta la corte parlava male di lei, perché c'era già la regina Caterina, non poteva lei prendere il posto della regina Caterina. Ma vedete, intanto vi faccio vedere questo Enrico VIII con lei. Che vedete? Faceva sesso ovunque. Eccolo qua, Enrico VIII. Ecco, tutti quanti parlavano di lei. Ma lei rispondeva tranquillamente in francese: Ainsi sarà, grandois qui grandois. Vuol dire: così sarà, si lamenti chi vuole. Non, questo era un modo molto semplice per dire: a me non importa niente che gli altri parlano male di me. Che parlino, io sto facendo la mia vita.
È un bel modo di pensare, ok? Perché non bisogna mai lasciare che quello che gli altri possono pensare di noi ci fermino in quello che vogliamo. Se abbiamo un obiettivo, dobbiamo raggiungerlo a prescindere da quello che la gente può dire di noi, ok? Possiamo farci aiutare, sì, ma se parlano male di te, tu sei convinto di qualcosa, è giusto che vai avanti per la tua strada. E così Anna Bolena ha fatto. Solo c'è un piccolo problema. Quando poi è diventata regina, quando Enrico VIII l'ha accusata di tradimento, le sarebbe stato un pochino comodo avere qualcuno a corte che invece le era amico, perché poteva andare a parlare bene di lei per fare in modo che l'accusa potesse decadere. Non è successo, lei è andata avanti per la sua strada e quindi si è fatta tanti nemici a corte, era un po' antipatica per la corte e quindi quando Enrico VIII ha voluto liberarsene, la corte non l'ha aiutata e quindi l'ha lasciata morire. Terza curiosità su Anna Bolena: come abbiamo raccontato nella storia, suo padre le diede un'ottima educazione, vero? Le diede un'ottima educazione, il che non era per niente normale. All'epoca di Anna Bolena, noi donne potevamo solo imparare a cucire. Sì. Cucire. Giusto per mettere a posto i calzini dei nostri uomini. Ricamare, che è il passaggio successivo a ricamare, perché le nobildonne non cucivano ma ricamavano e quindi rendevano belle i loro cuscini, le tende, cose così. Poi danzare, imparavano. Mirella, sì, hai sentito che francese le porcelette? No, ma mi sono documentata, sono andata a ascoltare come si pronunciava prima di dirlo. Giuro, giurin, giurello, sono andata a controllare. Questa volta le cocotte, le porcelette, non abbiamo fatto questa brutta figura. Stavo dicendo che, ecco, vedi, dovevano le donne inglesi, le dame inglesi imparavano il francese perché all'epoca il francese era la lingua parlata un po' in tutta l'Europa dei nobili, ok? Quindi dovevano imparare appunto a ricamare, a danzare molto bene perché durante i banchetti dovevano intrattenere la corte e imparare il francese. Questa era l'educazione base di una donna ai tempi di Anna Bolena. Suo padre invece ha voluto che lei studiasse di più perché ha subito visto che Anna Bolena era una bambina molto intelligente e quindi le ha dato come precettore lo stesso di suo fratello Giorgio e quindi studiavano insieme, quindi ha imparato a fare anche matematica, ha studiato filosofia, ha studiato, vediamo un po', la cultura, il Galateo, ok? La letteratura e anche la religione. Infatti Anna Bolena leggeva da sola la Bibbia di Martin Lutero, altra cosa che dava un po' fastidio alla corte, ok? Vi ho nominato il suo papà e quindi vi faccio vedere questo. Ogni famiglia nobile aveva un suo stemma di famiglia. Quello dei Bolena era il falco, vedete? Questo era il falco. Quando Anna diventa regina, in automatico il falco della famiglia Bolena ha la corona e lo scettro, vero? E si unisce al simbolo di Enrico VIII, ovvero le rose rosse e bianche. La rosa rossa e la rosa bianca sono il simbolo della casata dei Tudor perché Enrico VIII è il figlio di Enrico VII, della casata dei Lancaster e quindi rosa rossa, ok? E la mamma di Enrico invece è Elisabetta di York. York, quindi famiglia York, il simbolo della famiglia degli York era la rosa bianca. Quindi Enrico VIII è il primo componente di questa nuova famiglia della rosa rossa e della rosa bianca. Ecco perché il simbolo dei Tudor è proprio, vedete dietro, ce l'ho come schermo, il simbolo dei Tudor è la rosa rossa con all'interno la rosa bianca.
Enrico, il papà di Enrico è la rosa rossa, la mamma di Enrico è la rosa bianca. Avete capito? Questo è il simbolo della famiglia Tudor. Quindi quando Anna Bolena si sposa con Enrico VIII, ecco che il simbolo del falco della sua famiglia prende le rose dei Tudor e ci mette anche la corona e lo scettro, giusto per sottolineare che è diventata regina. Ok? Un'altra... Ah, siamo arrivati. Damnatio Memore. Ah, la Damnatio Memore. Adesso vi parlo della Damnatio Memore. Che cos'è? Quando Anna Bolena è stata uccisa, Enrico VIII sposa Jane Seymour. E per fare in modo che non ci fossero più problemi e che il ricordo di Anna Bolena venisse eliminato da tutto il popolo, perché c'era anche qualcuno che amava Anna Bolena, quindi per essere sicuro che nessuno si ricordasse più di lei, ha fatto eliminare tutto quello che riguardava lei, le vetrate dei palazzi dove c'era il suo simbolo, il suo stemma del falco, via, cambiate, messo un nuovo simbolo, quello della nuova moglie. Tutti i quadri che erano stati fatti per lei, via, buttati via, alcuni addirittura bruciati, quindi non abbiamo mai potuto vederli, bruciati, tutto. E questo si chiama damnatio memore, ovvero la memoria dannata. Tutto ciò che riguardava Anna Bolena doveva essere eliminato, ok? Grazie al cielo, non hanno proprio eliminato tutto, l'hanno messo nella cantina dei vari palazzi. Quindi quando poi Elisabetta prima è diventata regina, ovviamente Anna Bolena era la sua mamma e quindi ha voluto riprendere parte dei quadri, parte dei gioielli che appartenevano ad Anna Bolena, e grazie al cielo, grazie a questa cosa, siamo riusciti ad avere almeno qualcosa che rappresentasse Anna Bolena, come il famoso quadro di Holbein, che era un famosissimo quadro che si trova a Londra. Vero? Noi l'abbiamo visto, Kiko? Sì. Esatto. L'ultima curiosità su Anna Bolena, che fu la prima regina ad essere imprigionata nella torre, ok? Però essendo regina non era bello che passasse davanti a tutto il popolo mentre la imprigionavano, e quindi Enrico VIII ha deciso di farla arrivare nella prigione della torre attraverso il fiume, il Tamigi, e c'era un cancelletto dietro la torre, così che nessuno la potesse vedere, che aveva proprio l'acqua. In onore di questo passaggio reale, ovvero Anna Bolena è passata per questo cancello, che adesso è pieno d'acqua. No, è sempre stato pieno d'acqua, è arrivata dal fiume, si è aperto il cancello e poi qua lei, c'erano gli scalini ed è entrata nella torre. In onore di Anna Bolena questo cancello si chiama il cancello dei traditori, Traitor Gate. Traditori. Ok? E questo è ancora adesso chiamato così. Ma visto che vi ho parlato della torre, okay, voglio solo darvi un'altra piccola curiosità che non è su Anna Bolena, ma è comunque molto carina, ovvero questa è la torre di Londra, vedete, e in primo piano vedete un corvo. Perché? Perché c'è una bellissima leggenda sui corvi nella Torre di Londra. La famosa Torre di Londra, in cui è custodito il tesoro reale, è protetta da un piccolo stormo di corvi imperiali, regolarmente arruolati nelle forze armate del Regno Unito. Questi soldati alati ricevono un trattamento privilegiato, infatti sono accuditi da servitori, nutriti con carne di prima scelta e la loro salute viene costantemente monitorata. Tuttavia anche loro hanno degli obblighi, non possono lasciare la torre. Sapete perché? Perché c'è una leggenda che dice che se i corvi della Torre di Londra moriranno o voleranno via, la corona cadrà e con essa la Gran Bretagna. Questo vuol dire
che gli inglesi ancora oggi allevano i corvi nella zona della torre proprio perché hanno paura che se i corvi muoiono o se ne vanno, la leggenda si avveri, ovvero che l'Inghilterra tutta cadrà. Cosa vuol dire cadrà? Scomparirà. Quindi, ancora oggi, è vero Chicco che quando siamo state alla Torre di Londra c'erano tanti corvi, ci sono delle gabbie, delle voliere apposta per nutrirli. Ti ricordi? Vieni. Sì, vorrei dire una cosa. Vieni. Ma scusa, com'è che scomparirebbe l'Inghilterra? Ah, non lo so, la leggenda non lo dice. La leggenda dice solo che se i corvi se ne vanno, tutti morirebbero. Può essere che tutti muoiono, può essere, visto che l'Inghilterra è un'isola, potrebbe anche essere che sprofondi nel mare, che ne sappiamo. Sappiamo solo una cosa, meglio tenersi corvi che no, e non andare contro le leggende e le maledizioni perché non si sa mai, vero? Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di A Spasso nella Storia con Libri in Crescita. Speriamo vi sia piaciuta. Vi ricordo che domani molto probabilmente ci sarà anche papà Matteo con noi, ok? Farà Carlo Magno. No, non farà Carlo Magno. È una sorpresa, Chicco, dobbiamo vedere. Oggi abbiamo fatto Giulio Cesare, Ave Cesare e Anna Bolena. Domani chissà chi saremo. Vi è piaciuto? Vi è piaciuta questa puntata? Fatecelo sapere con i commenti e se volete, per favore, mandateci delle foto che fanno vedere che ci state guardando o dei messaggi con delle emoticon se il bambino è ancora troppo piccolo per scrivere. Noi siamo molto molto felici di ricevere. Sì. Nel frattempo vogliamo aggiornarvi che la puntata sui denti è servita perché ieri sera a Chicco è caduto un dentino. Il topolino non è ancora passato perché abbiamo messo a lavare il dentino, vero? Nel bicarbonato, sì, un premolare. Però oggi l'abbiamo pulito, asciugato, lo mettiamo e domani vi diciamo se per caso è passato il topolino o la fatina, vediamo chi è disponibile in questo periodo, ok? Ve lo diciamo domani. Mi raccomando, seguiteci ancora. Se avete in mente un personaggio storico che vi piace particolarmente, scrivetecelo, che magari possiamo dedicargli una puntata, ok? E farvi felici. Intanto noi vi lasciamo e vi ricordiamo, rimanete in casa, mi raccomando, perché proteggetevi, esatto, proteggetevi. E io e Chicco, Anna Bolena e Giulio Cesare vi salutano, io con un inchino, tu col saluto romano. Grazie e rimani a casa e divertiti! Ciao!